Era una persona che aveva una leggerezza, un'intelligenza, un'attenzione per l'altro. Era una che era la nostra amica del cuore, l'amica mia del cuore, l'amica di Massimo Ghini, l'amica di tanti. Non era una che fingeva, non ha mai finto Monica. Non diceva bugie, diceva piccole bugie per non ferire qualcuno. Era una che se aveva un dolore forte lei, arrivava uno e diceva sto male, cercava di consolarlo e dimenticava il suo dolore. Lei stava a due passi da casa mia, a 100 metri, io una Trastevere, non dove andavo. Abbiamo lavorato insieme, teatro, cinema, ma al di là di questo eravamo veramente amici. Eravamo come due uomini o come due donne, non so come spiegarlo, era una cosa abbastanza rara. Ci dicevamo tutto e di più. Sono quelle cose che, cioè, l'amicizia quando è forte, quando... per cui sono così felice di essere qui e di pensare a lei, di dedicare questa serata a Monica. E basta, questo è... Poi passeranno mesi e mesi, per noi ce la porteremo sempre dentro, perché accadranno delle cose, si va a cena e non c'è dubbio che a un certo momento viene fuori il nome di Monica, ma è normale. Però ecco, è giusto che in questo anno, perché ci ha lasciato qualche mese fa, è giusto che se la si ricordi, è giusto, perché se lo merita, perché Monica ci sta preparando un terreno. Quando arriverò su, avevo i copioni pronti, faremo una tournée bellissima insieme, sicuramente. Celeste, vuoi dire qualcosa? Non vuoi dire niente, no, ma Celeste, non vuoi dire niente, vabbè. Sta chiamando tutti gli amici e dice, scegliete un pezzo, qualcosa per ricordarvi di Monica, un vestito, non so, qualsiasi cosa, un disco piuttosto che una calza, piuttosto che un quadro, una fotografia. Allora siamo andati insieme a trovare la mamma di Monica, Gianella, e dato che lei giocava coi trucchi, Monica la truccava, ballavano insieme, facevano delle cose incredibili, io mi aspettavo che Celeste chiedesse i trucchi di Monica. Ha detto no, i trucchi non li voglio, ha detto perché i trucchi si consumano e poi finiscono. Non vorrei un paio di scarpe. È vero o no? Perché le scarpe restano. È stato meraviglioso, ma commosso questa cosa. Va bene. Vi abbraccio tutti. Ciao Monica. Grazie.